come andrà in tutti gli allenamenti, in tutte le condizioni. Speriamo che non piova per non poterle testare, ma vabbè, vedremo anche lì. Ci hanno detto che comunque le scarpe dovrebbero essere testate dopo 100 km. Noi quanto tempo li facciamo 100 km? Noi 100 km li facciamo in 4 giorni. 4 giorni. Quando penso alle Pegasus, la mia mente torna indietro di 11 anni, quando in sovrappeso ero indeciso tra queste Pegasus e un paio di scarpe di una marca giapponese di cui ogni tanto parlo sul canale. La scelta alla fine poi cadde sulle Pegasus 26, sì, avete capito bene, 26. Erano scontate o semplicemente più scontate rispetto a quelle del marchio con la A. 37 non è soltanto la mia età, ma anche la longevità di questa scarpa, che oramai da 37 anni è presente sul mercato e in particolar modo su quello italiano. Dovete sapere che una longevità di questo tipo ce l'hanno soltanto le ASICS Kayano e le Mizuno Wave Rider, anche se sono state introdotte un decennio successivo. Non vedevo l'ora che arrivasse l'estate per provare il modello 37, perché le ultime due versioni non mi sono piaciute. La 35 l'ho utilizzata soltanto per 200 km, la 36 l'ho comprata e poi regalata ad Andrea. Tra l'altro potete vedere la recensione linkata qua sopra nel canale. Non sono un grande fan di un confronto con i modelli precedenti, ma per un grande classico come questo mi tocca farlo. Una delle principali novità di quest'anno è l'aumento dell'altezza del suolo, 28 mm nel tallone, 18 mm nell'avampiede. E questa cosa si sente immediatamente alla prima uscita, anche perché oramai è stato introdotto il React su tutta l'intersuola e al tempo stesso è stato aumentato nell'avampiede la dimensione dell'Air Zoom cuscino, che ora ha 20 PSI e che quindi consente di correre al meglio con l'avampiede. Ma per chi appoggiasse di tallone, sappiate che l'appoggio è davvero morbidissimo per la presenza importante di schiuma React nel tallone. È stata cambiata anche la tomaia, che è in tessuto traslucido, e in particolar modo è stato adottato lo stesso modello delle Nike Rival che qualche anno fa comprai, non mi ricordo più se in Asia o negli Stati Uniti, che comunque consente di tenere il piede ben bloccato, anche se dal punto di vista estetico a qualcuno potrebbe piacere, a qualcun altro invece potrebbe non piacere e storcere il naso. Consiglio di tenere ben allacciata la scarpa, anche perché la allacciatura diversa e la linguetta molto più sottile con la stessa tipologia rispetto a quella che abbiamo visto sulle Vomero 14 potrebbe in effetti portarvi a far sì che la scarpa si slacci durante le prime corse. A livello di suola il design è davvero molto simile a quella dei modelli precedenti, il grip è molto importante, anche nei cambi di direzione la scarpa riesce davvero a restare molto ferma. Oggi in un fartlek con Andrea, un minuto a 3 km, un minuto a 4 km, siamo riusciti comunque anche nelle curve a tenere la velocità che ci eravamo prefissati. Prima di lasciare la parola a scarpe e vedere me e Andrea correre sul tapis roulant a tutti i ritmi, solamente due scuse. La recensione di ieri ha avuto un piccolo problema di audio nella parte iniziale, purtroppo non ho attivato correttamente il microfono, scusatemi davvero, oggi dovrebbe sentirsi sicuramente bene. Seconda cosa, non abbiamo ancora fatto 100 km, anche se comunque in 4 giorni riusciremo a farli, non l'abbiamo fatti perché le abbiamo ordinate da Matteo di Don Kenya, purtroppo in ritardo, scusateci, comunque ci eravamo impegnati per produrre la recensione stamattina. Ad ogni modo ringraziamo Matteo nella foto per avercela fornita in maniera molto rapida. Nei prossimi giorni faremo una ulteriore recensione, se la volete provare andate da lui che vi consiglierà ulteriori scarpe alternative. Nel caso in cui non fosse di Milano o preferite ordinarle via internet, link qua sotto che consentono di supportare il canale e fare ulteriori recensioni. Tra due sabati pubblicheremo la recensione dopo 200 miglia, ossia 320 km. La domanda che vi pongo è: riusciremo sia io sia Andrea a fare 320 km? Scrivetecelo qua sotto ed ora la parola alla scarpa. Till I get up, time is barely on our side.
lights. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Ciao Andrea, tutto bene? Ciao Max, molto bene oggi, molto bene. Sei contento di testare le nuove Pegasus 37? Diciamo che l'arrivo della fine primavera, inizio estate coincide sempre con la prova delle Pegasus e mi fa ridere perché negli ultimi anni sono davvero una bomba di scarpa. Non so se si è capito negli altri video, ne sono sempre rimasto estasiato. Pensare che le prime volte che correvo avevo provato anche una Pegasus 30, di cui proprio dicevo Nike fa scarpe da running, proprio zero. Invece negli anni secondo me è esplosa e ha tirato fuori delle super scarpe. E secondo te queste Pegasus 37 a chi sono adatte? Allora, diciamo che hanno fatto tra virgolette un po' di marcia indietro, avevano alleggerito molto la scarpa, nel senso che era una scarpa per atleti molto leggeri. Adesso le hanno un po' più imbottite, hanno cambiato la mescola, però rimane comunque secondo me una scarpa molto molto corsaiola. E per quale distanze? No, vabbè, diciamo che è una scarpa da lento, la userei sicuramente per fare i lunghi, infatti il prossimo lungo lo farò con queste, lo giuro, non che faccio come le Skechers che poi le cambio con le Vapor, perché sono comunque morbide, cioè appena le metti al piede sono morbide, però sono protettive. Le userei per qualsiasi distanza dei lenti senza problemi. L'ho testata anche su qualche allenamento un pochino più forte in questi giorni, adesso vedremo poi nel proseguo come andrà in tutti gli allenamenti, in tutte le condizioni. Speriamo che non piova per non poterle testare, ma vabbè, vedremo anche lì. Peso massimo dell'atleta che le indossa, visto che sono cambiate leggermente rispetto al passato? Guarda, è diventato nettamente più protettiva secondo me, ma nel senso perché la tomaia è rinforzata di più sul tallone, anche nell'avampiede è più rinforzata e c'è anche più schiuma, quindi direi che qua il peso dell'atleta direi anche quasi pesi massimi, poi dici c'è sempre il caso limite, io direi sotto gli 80 kg di poterla usare tranquillamente. E invece cosa ne pensi del grip della suola? Guarda, la suola mi sembra, vabbè, che tanto la fai vedere sempre nei 45 secondi prima, quindi no, ma anche dopo non ti preoccupare. Anche dopo. La gomma sembra più dura rispetto al solito, io non mi sono mai lamentato del grip, anche quando non abbiamo il coniglio oggi, ma dicevo che non ho mai avuto problemi con il grip, con queste scarpe, anche quando tipo sulla 33 e la 34 che si consumava subito, poi il grip era comunque buono anche su pista bianca. Le versioni dopo non si consumava così velocemente, ma il grip rimaneva super lo stesso. Comunque ti assicuro, sulla pista bianca non verrò più, perché sennò mi ammazzo mentre corri a 3 km, non va bene. E invece qual è la tua opinione dell'intersuola, visto che è cambiata leggermente?
Beh, leggermente hanno cambiato dal Cushlon, Max lo dirà meglio, ha messo tutto React ed è molto morbida, cioè si schiaccia proprio la suola waffle, la chiamano, e in effetti è molto l'intersuola waffle, ma è molto morbida. Messa al piede sembra una nuvola, poi mentre corro a ritmi troppo lenti per me, invece l'ho sentita duretta, invece a ritmi un pochino più svelti mi è sembrata ottima. E nel nostro fartlek a Gorla minore com'è andata? Nel fartlek si comporta molto bene, devo fare un appunto sulla suola e tutto, la sento abbastanza rigida, quasi come se fosse una scarpa da trail, o meglio, scarpa morbida ma suola duretta. E ho paura, questo ve lo dirò nel secondo video, che possa portarmi qualche problema alla fascia plantare, però quello lo vedremo. Solamente un mio dubbio: avere una suola poco flessibile, avere la schiuma comunque morbida, mi fa andare forte, diciamo. Invece, per quanto riguarda la durata, te lo chiedo tra 2 settimane, ma a livello di calzate e numero, cosa dici? Ecco, a livello di calzate numero direi che questa volta di fare un attimino più attenzione. Io ho sempre preso le 27 centimetri e mezzo, che in casa Nike è il 43, che mi avanzava sempre un po'. Oggi questa è bella precisa, ci avanza un pochino, diciamo che è più fasciante rispetto alle altre. Quindi vedete voi, se eravate già al limite con il vostro numero di Nike, prendete un mezzo numero in più. Se invece avevate lo spazio, prendetela tranquillamente lo stesso numero, perché comunque è precisa ma non dà problemi. Invece Andrea, uno dei principali cambiamenti è stata la tomaia. Cosa mi dici? Allora sì, avevo paura perché dalle prime foto su internet sembrava di vedere una scarpa entry level, e invece dopo ad averla in mano, ad averla usata, proprio no. Hanno cambiato, non hanno più messo il flywire, hanno fatto una allacciatura tipo la Rival. E niente, però mi sembra comunque precisa, anzi forse di più del Flywire ultimi. E niente, sembrerebbe che non si slacciano mentre corri, quindi i lacci, quindi va benissimo così. Beh, sappiamo che il design si deve sempre aggiornare, anche se queste scarpe assomigliano alle Rival che arrivano dal Giappone, quindi boh, non so, è una cosa interessante Sì, sono da. un pochino più be belline, secondo me, un pochino più lunghe. E soprattutto più morbido, perché le Rival sono davvero durissime. E quali sono secondo te i punti di forza e debolezza di questo nuovo modello Pegasus? Beh, punto di forza, come al solito, è quella scarpa che io mi porterei in vacanza. Ultimamente sto facendo nella mia testa una lista di scarpe che mi porterei in vacanza, e questa qua è sicuramente una di quelle, perché comunque ci posso fare di tutto. È morbida e davvero posso andare dal lungo, spazia dal lungo fino alle ripetute brevi, fartlek e compagnia bella. Quindi punto di forza questo. Punto di debolezza ti dirò, ho paura, ma continuo a dirlo, poi vedremo il prossimo, se questa suola un pochino più poco flessibile mi darà problemi la fascia plantare. Un altro punto di forza, secondo me, da non dimenticare, è che è molto ammortizzata nell'avampiede. Io che corro molto di avampiede, la sento mia, quindi ho l'ammortizzazione dove mi serve, e comunque per chi corre di tallone c'è tanta gomma, Invece quindi sì, per i tallonatori, secondo me ha un. guarda, la gomma che ha messo parla da sola, quindi ti dirò, l'air zoom e lo zoom l'hanno messo solamente davanti, ma per chi tallona comunque non dovrebbero esserci problemi, comunque c'è tanta schiuma React dietro. Suggerisci comunque di prendere questo modello, il modello dell'anno scorso, che costa la metà. Mi hai fatto una domanda un po' così, perché già sul sito Nike, con gli sconti del compleanno e compagnia, adesso queste le stavano vendendo 90 euro. Quindi, vabbè, chi fa il compleanno in questi giorni, secondo me, tutta la vita queste. Se le faccio regalare dalla moglie o dalla fidanzata. No, scherzi a parte, non è vero, c'era davvero lo sconto compleanno del 25% su Nike. Però diciamo che la 36 trovata a prezzi stracciati la prenderei lo stesso. Mi piace di più forse questa, però. Beh, fondamentalmente hai solo 2 piedi, quindi devi scegliere che scarpe mettere.
Andrea, ma perché hai preso queste scarpe blu scure? Le ho prese blu scure solamente perché ce l'aveva Crippa. No, non è vero, le ho prese blu scure perché è l'unico colore che era disponibile praticamente adesso in Italia, quindi o così ancora. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo tra 2 settimane, dobbiamo fare 300 km, altrimenti nessuna recensione ce la faremo. Dai, io sono già a buon punto. Va bene, grazie Andrea, ciao, alla Ciao, prossima. ciao, ciao.